Lo sappiamo bene, Mercedes di auto ne produce tantissime, ma se pensate alle vetture della Stella a tre punti, quali sono gli aggettivi che vi vengono in mente per primi? Beh, per me personalmente penso ad auto eleganti, confortevoli, ma anche con un pizzico di sportività. Ed è un po' proprio quello che vuole essere questa nuova AMG CLE 53, ovvero la versione più potente al momento disponibile della nuova coupé della Stella, un'auto che è andata a sostituire in un colpo solo la classe C coupé e la classe E coupé e che adesso viene rivista in forma corretta e soprattutto più aggressiva dal reparto di Affatterback. Innanzitutto cosa cambia? Beh, l'impronta terra, guardate come è più assettata, infatti cresce la larghezza di 5 cm davanti e ben 7 dietro. Si vedono istantaneamente, guardate questi passaruota come sono più prominenti per ospitare gomme Michelin, in questo caso Pilot Sport 5S. Impianto frenante naturalmente è maggiorato, anche qui dietro possiamo vedere come i passaruota siano più bombati e diano alla CLE, che è un'auto davvero elegante, anche un aspetto appunto più aggressivo, più sportivo. Davvero bello poi il posteriore con i quattro terminali di scarichi tondi, che sono un po' la cifra stilistica delle AMG 53, mentre le 63, quelle ancora più cattive, hanno i quattro terminali squadrati. Per quanto riguarda gli interni, anche in questo caso gli uomini di AMG hanno lavorato per dare alla CLE un aspetto più improntato al divertimento di guida. E quindi innanzitutto cosa troviamo? Beh, dei sedili molto più contenitivi, fatti apposta per la guida sportiva. Guardate che fianchetti, davvero bellissimi. Cambia anche il volante specifico di AMG, con una corona un po' più cicciotta e soprattutto i controlli per le modalità di guida qui sul volante con questi due rotori. A cambiare poi naturalmente sono anche alcune delle schermate del sistema multimediale MBUX, che come su tutte le altre CLE risponde davvero bene ed è ricco di funzioni. Ha i tasti del climatizzatore integrati, quindi non ci sono dei veri e propri tasti fisici, però sono sempre qui in evidenza e quindi sostanzialmente non fanno rimpiangere troppo dei veri e propri rotori. Per quanto riguarda il menu AMG, che è quello specifico, beh, da qui si configura un po' tutto quello che riguarda la dinamica del veicolo, quindi si vanno a scegliere tutte le modalità di guida, si possono anche andare a disaccoppiare alcuni dei comportamenti, quindi ad esempio quello delle sospensioni rispetto a quello del motore, poi andare a scegliere se utilizzare la modalità automatica o manuale del cambio, attivare o disattivare il controllo di stabilità e aprire o meno le valvole di scarico. Come dicevo prima, alcune di queste funzioni poi sono richiamabili più comodamente mentre si guida, quindi senza alcuna distrazione, da questi due rotori. A dare poi un aspetto più sportivo a questo abitacolo ci pensano poi alcune finiture come la fibra di carbonio che riveste gran parte della plancia. Per il resto l'abitacolo della CLE rimane un bel posto dove passare tanto tempo a bordo. I sedili sono comodi, ben regolabili, le finiture sono di qualità, specialmente gli assemblaggi. Purtroppo c'è da dire, come sulle altre versioni della CLE, che alcune plastiche sono un po' troppo rigide, diciamo, non sono rifinite come ci si aspetta da un'auto che in questo caso ha un prezzo di partenza di 101.000 euro. Però in generale l'abitacolo è moderno, davvero piacevole alla vista, ci sono poi tutti i LED, quindi di notte è davvero d'effetto. Per quanto riguarda la praticità, beh, dietro lo spazio non è male per questo segmento. Ovviamente lo spazio per le gambe e per la testa non abbonda, però qui dietro possono starci anche degli adulti alti 180 cm senza troppi sacrifici. Ovviamente non per lunghissimo tempo, però è un qualcosa in più che permette di usare quest'auto a 360 gradi. Lo stesso vale per il bagagliaio, che è davvero grande. Parliamo di 420 litri con il divano in uso e beh, si vedono. Uno spazio ben sfruttabile, anche la bocca non è troppo piccola e i centimetri in altezza, beh, ci sono per questo genere di vettura. Qui sotto c'è anche un pratico pozzetto. Prima di andare a guidare andiamo infine a vedere cosa c'è qui sotto il cofano della CLE 53 AMG. Un 3000 6 cilindri in linea turbo che, come vi racconterò alla guida, beh, regala delle belle emozioni. Non è un motore AMG al 100%, nel senso che, come potete vedere, non è assemblato da un unico meccanico come capita sui motori delle versioni 63. Però si tratta di un motore davvero evoluto perché abbina il suo cuore termico a 6 cilindri con quello elettrico di un sistema MyW da 48 volt davvero intelligente. Ma non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a guidarla. Fin dai primi minuti alla guida questa CLE 53 AMG
convince è proprio per quello che vi raccontavo all'inizio, ovvero il fatto che riesce a combinare, come ci si aspetta da una Mercedes, quel mix di lusso, comfort e in questo caso anche sportività, perché parliamo appunto di un MG, che regala un'esperienza di guida davvero piacevole. La potenza ce n'è tanta, c'è quella giusta che serve per divertirsi su strada, parliamo infatti, come dicevamo, di 450 cavalli, ma soprattutto tanta coppia, 560 Nm, al quale se ne aggiungono 200 dati in alcuni momenti dal sistema ibrido. Anche l'assetto ci ha convinto, e sempre per il fatto che riesce a combinare sportività e comfort in una maniera davvero piacevole e fruibile su strada, nella vita di tutti i giorni, ma anche quando appunto ci si vuole divertire tra le curve, come in questo caso. Naturalmente parliamo di ammortizzatore a controllo elettronico, tre diverse posizioni cambiano la loro rigidità a seconda delle modalità di guida, ma per fortuna si possono anche andare a disaccoppiare, quindi si può per esempio avere la modalità race del cambio e del motore, ma avere un assetto più confortevole, qualcosa di davvero piacevole, specialmente sulle nostre strade italiane che sono tutt'altro che perfette. Buone impressioni arrivano poi anche dallo sterzo, che certo non è un campione di feeling, ma con il quale si riesce davvero a puntare l'auto con grande precisione. È reattivo ed è aiutato tanto anche dal retrotreno sterzante. Una mano dal cielo per rendere una vettura che comunque piccola non è, davvero agile nelle curve strette e allo stesso tempo molto stabile nei curvoni veloci. Il retrotreno sterzante può infatti andare a sterzare in fase o in controfase fino a 2,5 gradi ed è un grande aiuto. Cosa ci ha convinto un po' meno? Da un lato un po' il sound del motore. Non suona male, un 6 cilindri in linea, però è un po' ovattato, forse un po' troppo, vero? Siamo al volante di una Gran Turismo, di un'auto elegante, però in race avremmo preferito qualche scoppiettino in più, in generale qualche decibel in più. E poi il cambio automatico 9 marce funziona bene, è davvero fluido, ma nella guida un po' sportiva, soprattutto usandolo in manuale, diciamo che a volte non vi vuole dare tutte le marce, è un po' conservativo, quindi anche se ci sarebbero i giri per poter scalare marcia, lui preferisce non darvela, questo diciamo si sente soltanto andando davvero un po' forte, però non è il massimo su un AMG. È sicuramente un'auto che comunque riesce davvero a stamparvi il sorriso sulla bocca. È davvero composta, divertente, senza troppi sacrifici, ed è un po' questo il bello di una vettura del genere. Ci sono auto che in assoluto vanno più forte, ci sono auto più precise, ma che poi chiaramente vi fanno pagare in scomodità. Qui invece si può avere un'auto di tutti i giorni con cui ci si diverte anche sul passo di montagna. E brava MG.